capimmo 40 anni fa cosa voleva dire essere uomini e donne di ferro. Quando l'acqua arrivò alla gola ed in poche ore tentò di distruggere più di 20 anni del nostro lavoro. In questa valle, dove per secoli i nostri antenati hanno forgiato le migliori spade del vecchio mondo, con quello stesso metallo che genti ancora più antiche veneravano come magico perché proveniva dalle stelle. Gli uomini che lavorano il ferro ne assumono le caratteristiche, divengono resilienti e mai, mai possono pensare di fermarsi. Il ferro è la spina dorsale del mondo. E come potremmo pensare a un mondo annichilito senza la sua struttura di sostegno? Dunque ci rimboccammo le maniche e da quella tragedia decidemmo di dar vita alla Gualini di oggi e di domani. Non ci saremmo arresi. Non avremmo tradito chi confidava in noi. Cogliemmo la sfida di quell'acqua impetuosa rilanciando. Avremmo moltiplicato per 10 quello che l'acqua aveva distrutto. E poi questa sfida con l'acqua sarebbe continuata, non immaginando fin dove ci avrebbe portato. Avere generazioni di ferro nel proprio DNA ci ha portati in seguito a scelte forti e coraggiose, proprio come il metallo che da sempre abbiamo domato con il sudore, la fatica, il fuoco e la mente. Allora, fin dagli anni Ottanta, alle abili mani delle nostre maestranze si sono uniti i sistemi computerizzati e le prime macchine a controllo numerico. Poi l'automazione, il laser e i robot ci hanno fatto entrare di diritto nel futuro. Oggi il nostro sistema produttivo, con macchine che hanno pochi eguali per potenza e capacità, è in grado di eseguire qualsiasi lavorazione, dalle più semplici operazioni di taglio alle micropiegature, fino agli assemblaggi più complessi. Eppure, per noi rimane ancora centrale il fattore umano. Non solo il tocco artigianale, l'occhio allenato di uomini devoti e di grande esperienza, ma tutta l'inventiva e la competenza dei nostri ingegneri. Collaboriamo con il cliente sin dalla fase di progettazione e grazie al Concurrent Engineering il lavoro entra già in produzione, mentre il team di specialisti sta rifinendo piani e disegni, riducendo notevolmente il time to market. Possiamo affrontare qualsiasi contesto e operare con alta professionalità, ma siamo particolarmente attivi nell'industria green. Abbiamo sviluppato insieme ai nostri clienti nuovi e innovativi filtri in acciaio speciale per le grandi navi da crociera, da affiancare alle nostre produzioni più tradizionali per lo stesso settore. E poi ancora il vento, la sua forza da imbrigliare. Dal 99 diamo il nostro contributo al mondo che verrà. Produciamo diverse centinaia di pali eolici che forniscono energia pulita per il nostro paese e per i nostri vicini. Ma la sfida con l'acqua rimaneva aperta. Ed ecco che la Gualini progetta il primo traghetto al mondo modulare, interamente smontabile, fatto d'acciaio per affrontare l'acqua, ma facilmente trasportabile via terra. Fuoco, aria, acqua e infine terra, nelle cui profondità abbiamo portato a termine finora la più grande delle nostre imprese, la metropolitana di Rotterdam. Un'opera da 3.000 tonnellate di acciaio lavorato, che per prima ci spinse ad affiancare bracci robotici e braccia umane. Oggi siamo pronti a crescere ancora. Abbiamo bisogno di altro spazio e di altre macchine, perché il mondo ha bisogno di ferro e noi sappiamo domarlo per consegnarlo nella forma che serve. Il nostro lavoro già viaggia in tutto il mondo. E questa volta non abbiamo aspettato un'altra alluvione. Siamo in procinto di inaugurare i lavori per la nostra nuova sede, qui, nella nostra terra di sempre, nello stesso paese dove è iniziata ogni cosa. E anche se avremo uffici più belli e macchine ancora più performanti, resteremo sempre la Gualini, la gente del ferro, la spina dorsale del mondo, partner affidabili e flessibili, resilienti e innovativi. Pronti a seguirvi nel vostro progetto, o se preferite, nel vostro sogno.